Sei dove vorresti? Ok. Ah, ciao. Visto che siamo nel mese dello YouTuber, questo è un piccolo dietro le quinte di come funziona ogni video che guardate. C'è una persona che perde ore di montaggio, che sclera, che spesso piange. Ah, adesso ovviamente c'è una camera puntata verso di me. La potete vedere da quest'altra camera. Vabbè, insomma, torniamo al nostro video. Anche se, prima della scritta, ora che ci penso, devo andare a mettere la sigla. Vivo come voglio, se sono un millennial, ma non so che vuol dire essere un millennial, cosa mi insegnerà. Dicevamo quindi, sei dove vorresti? È questo che sento ogni volta che scrivo o giro un video tipo qui, dietro la mia testa. Sei dove vorresti? Ecco, l'avete sentita? Perché se calcoliamo che era fine 2016 quando caricai il primissimo video proprio scritto e pensato per YouTube, beh, sono passati 4 anni o 3. Dai, il 2020 non è proprio esistito. Ah, lo contiamo? Va bene. Ora, nel mondo di oggi i numeri sono diventati un casino. Per esempio, uno dopo tutti questi anni vede 2700 iscritti e pensa... Anche se 2700 persone non è che siano proprio pochissime, eh? Un liceo ha di media quanti? 500 studenti? Quindi sono più di 5 licei con tutti quanti iscritti al tuo canale. E la cosa strana è che molti di noi arrivano a disperarsi per questi numeri. Quanti follower abbiamo, quanti like ci mettono, neanche fossero le cifre del nostro conto bancario, che poi la verità la diceva già Marrakesh anni fa. Non è che 700.000 fans vendo 100.000 dischi. E quindi dopo 4 episodi si chiude qui questo mese che ho voluto fare proprio su YouTube, perché dopo 3 anni più uno di pandemia mi porto a casa un sacco di cose che mi hanno reso strafelice. Collaborazioni. Ho deciso di invitare una persona e ho il piacere con Simo Riccio, è uno youtuber. Qui con noi oggi abbiamo Simone Riccio. Sono qui con Simone, mio amico personal trainer. Buonasera. Ah, ciao, scusa, sei arrivato. Allora, come stai? Come? Benvenuta. Ah, sono qui, io studio. Ciao. Ok, buona. Nuovi amici. Anche un nuovo business. Tomà. E tutto questo prima di arrivare al mio traguardo di 10.000 iscritti. Che mi piace perché c'è quel pallino lì che separa le migliaia, che è una cosa che prima non hai. E non ho mica fretta, eh. Alla fine chi arriva al successo è quello che sale ed è già su un Frecciarossa. Invece a me da piccolo con i miei genitori piaceva fare dei viaggi in treno interminabili, dove si dormiva nelle cuccette, che erano scomodissime, calde, ma io mi portavo i miei fumetti e mi divertivo. Ecco, il mio percorso su YouTube è un treno a lenta percorrenza. Voglio guardarmi il panorama, godermi ogni cosa, anche perché che fretta dovrei avere. E proprio a proposito di traguardi, vorrei chiudere con voi con una frase che dice: se vuoi essere felice per un giorno, dai una festa. E qui il nostro caro Premier ha detto no, proprio assolutamente. Se vuoi essere felice per 2 settimane, fai un viaggio. No, qui a dire no è proprio la pandemia, cioè una cosa più dall'alto ancora. Ma se vuoi essere felice per la vita, trova un traguardo da raggiungere. E questo non ce lo toglie nessuno. Bene, quindi se siete d'accordo, anche visto il tema di questo mese, vi chiedo una chiamata all'azione con un like al video e un piccolo sondaggio che vi lascio in descrizione che vi prenderà 1, massimo 2 minuti di tempo e che mi aiuterà a portare migliori contenuti sul canale. Tanto sappiamo tutti benissimo che dovreste essere in qualche call su Zoom, ma visto che ormai siete qui, ciao e alla prossima!